Salve a tutti, commento questa splendida canzone dei Decibel, Lettera dal Duca, e spero vinca Sanremo. Passano come rondini possibilità e utopie, volano senza redini come libere armonie, e non conosco più leggi di gravità, ostacoli e complessità, raggiungo un'altra dimensione. Se chiudo gli occhi, vedo l'infinito in me. Attenzione, qui non parla solo dell'aldilà, di un'altra dimensione spirituale. Qua dice che l'infinito è in noi. Vuol dire che la dimensione spirituale non è qualcosa di totalmente trascendente rispetto a noi stessi. Semmai è trascendente rispetto al mondo immanente che si presenta nel livello ordinario della nostra coscienza. Ma quando viene detto che l'infinito è in noi, viene detta una cosa fortissima. E che quindi noi stessi siamo l'infinito per doverlo contenere, non c'è altra possibilità. Come fa un qualcosa di limitato a contenere l'infinito? Evidentemente, se noi abbiamo dentro l'infinito, noi in realtà siamo l'infinito, noi siamo l'assoluto. Supero i miei limiti, continuo a leggere, più di quanto immagini. Tu stai parlando a una persona che non c'è. Silenziosa anima che questo sole illumina. I see the towns, I see the mountains, here in my heart. Fuori dal tempo, a new frontier, another game to play. Fantastico. Praticamente dice che da questa prospettiva suprema, assoluta, lui vede le città, vede le montagne dentro il suo cuore, ovviamente non un cuore fisico, ma nel senso dentro la sua anima, che quindi è qualcosa che ingloba il tutto, il mondo, l'universo, fuori dal tempo. Infatti, le antiche tradizioni orientali, soprattutto orientali, sostengono proprio che esiste un piano di realtà supremo rispetto al quale quello che viviamo è una sorta di simulazione, di gioco. Infatti, a New Frontier, another game to play, un altro gioco, un'altra avventura da giocare, come a sottolineare che la vita è eterna e che la dimensione che viviamo diciamo, in questo contesto spazio-temporale del pianeta Terra è uno dei tanti giochi, forse neanche quindi l'unico, da sperimentare. Passano vecchie immagini, continuo a leggere, indelebili su di noi, restano frasi e musica e quel battito sentirai. Io non capisco più certe meschinità, le misere mediocrità. Io vivo un'altra dimensione. Se chiudi gli occhi, vedi l'infinito in te e superi i tuoi limiti più di quanto immagini. Ti accorgerai che un mondo spirituale c'è, fuoco dentro all'anima che tutto intorno illumina. Poi, di nuovo, I see the towns, I see the mountains, here in my heart. Fuori dal tempo, a new frontier, another game to play. I see the towns, I see the mountains. Se chiudo gli occhi, vedo l'infinito in me. Supero i miei limiti più di quanto immagini. Down, down, I see the wall falling. Stupendo, vedo il muro cadere, vedo la separazione, vedo la distinzione cadere. Il tutto sono io. Ovviamente, questa canzone è stata dedicata a David Bowie, artista storico famosissimo, che diciamo, starebbe dando una testimonianza, secondo il contenuto di questa canzone, dalla sua prospettiva suprema da cui si trova a proporre questa visione assoluta. Bellissimo perché noi abbiamo bisogno di questo, noi abbiamo bisogno di capire la profonda natura dell'essere. E attenzione, se l'anima non è un ente, un qualcosa che sta nel corpo soltanto, e quindi non è limitata allo spazio-tempo del corpo, ma è qualcosa che ingloba il mondo, questo significa che c'è una sola anima in realtà. O quantomeno che se ogni anima è un universo, allora vuol dire che ognuno di noi è un universo in quanto individuo. Ed è quello che sostengo. Ognuno di noi, ma non solo come esseri umani, attenzione, perché qui si parla di sentire.
di vita, la vita profonda, eterna, non è solo quella umana. C'è stato un abbaglio colossale anche nella storia della filosofia, in una parte della storia della filosofia, diciamo rafforzata anche da Cartesio, per esempio, e da molti altri. Ma come si fa a non capire che la vita riguarda l'essere senziente, non l'essere razionale? Ammesso poi che la razionalità riguardi solo noi. Bisogna vedere se solo noi la utilizziamo, se in altri modi la utilizzano anche altre forme di vita, ma noi non riusciamo a decifrare quel tipo di atteggiamento e quel tipo di presunta razionalità. A parte poi che come specie umana, nel complesso, l'essere umano sta mostrando di essere una delle forme più irrazionali che esistano nell'universo come specie. Poi per fortuna ci sono individui come me e molti altri, per fortuna, che mostrano invece il potenziale infinito ed eterno dell'assoluto stesso e relativamente anche della forma umana in questo caso. Quindi la vita, il valore della vita risiede nell'essere senziente, non solo nell'essere razionale, nel pensiero. E allora questo significa che noi dobbiamo rispettare la vita di tutti gli esseri viventi, non solo quella dell'essere umano. Certo, sarebbe buona cosa partire dall'essere umano, voglio dire, se non si riesce neanche a rispettare il prossimo, non si riesce a percepire l'altro come noi stessi, come un'unica anima che vive tutte le forme di vita, e in questo caso tutti gli individui anche, partiamo appunto da questo, almeno cerchiamo di iniziamo a vedere almeno la forma più vicina a noi in quanto individuo, come noi stessi che vive una vita parallela. Dobbiamo iniziare a inquadrare la realtà da questa prospettiva suprema e attraverso questa prospettiva noi ci emancipiamo da tantissimi problemi, da tantissimi disturbi e negatività che si creano proprio con questa idea malsana di separazione, di frammentarietà dell'essere. Noi non siamo solo fratelli, noi siamo l'unico essere che esiste, che sta vivendo tutte le vite contemporaneamente. Capendo questo, cade il razzismo, cade l'omofobia, cadono tanti limiti, tante assurdità che portano conflitti, guerre e sofferenza nel mondo. Poi, una volta essere partiti, no, da riuscire a sperimentare l'amore e l'unità per le forme di vita più simili a noi, dovremmo riuscire a estendere questa capacità a tutte le altre forme. E così si avrebbe il paradiso in terra. Attenzione, l'anomalia non è questa, non è questa visione che sto presentando essere strana. La dimensione aliena, la dimensione distorta, malata, assurda e surreale è quella che si è manifestata nel mondo. Perché non è possibile, nel senso, è incredibile, assurdo questo scenario dove non si riesce a cogliere questo significato profondo dell'essere e della realtà. Bene, sappiate che non solo a livello intuitivo, grandi poeti, scrittori, letterati e anche filosofi, ma soprattutto mistici, maestri spirituali, hanno intuito questa verità profonda, ma anche a livello razionale si può arrivare a capire questo. Nel mio canale mi occupo soprattutto di questo, cioè di mostrare che questa visione, concezione della realtà, sia la più logica, la più razionale, addirittura quella più scientifica attualmente. È meravigliosa questa canzone perché rispecchia esattamente con termini cruciali il significato profondo di questa visione meravigliosa, che è quella di cui abbiamo più bisogno in assoluto, prima anche dei posti di lavoro, prima anche della risoluzione dei problemi economici e politici italiani, europei, globali. Abbiamo bisogno di recuperare questa comprensione reale, perché stiamo vivendo in un sogno, stiamo vivendo in un'illusione, in un videogame, ci siamo immedesimati troppo in questo gioco e così soffriamo e basta. Quando si capirà che siamo in una realtà virtuale, dove l'unica realtà sottostante effettiva è lo spirito e l'anima assoluta, allora il mondo sarà un posto sicuramente migliore. Non ha senso più soffrire.
L'esperienza l'abbiamo già fatta fin troppo, diciamo. Quindi va bene così. Spero di avervi dato uno spunto di riflessione e spero che vi abbia, diciamo, come posso dire, invogliato ad apprezzare il più possibile questa canzone e spero di nuovo che possa vincere Sanremo. Anche se attualmente non credo che sia tanto fattibile questa risoluzione, però la speranza ci può stare ancora. E niente, staremo a vedere. Ciao a tutti.